faremo così questa sera, che un po' illustro il tema di Plutone, che cos'è, cosa significa. Chiaramente solo le persone che non hanno il piano natale non sapranno dove ce l'hanno alla nascita e non sapranno dov'è anche attualmente nel transito. Però adesso mi sentite in principio che cosa sta a significare e come lo vedo. Allora, prima di tutto Plutone è stranamente è stato, come dire, declassato, no? Da pianeta l'hanno ridotto a un planetoide, un qualcosa così. Non si sa perché, ma una ragione c'è, perché in quella zona del cielo ci sono diversi pianeti, sono scoperti altri 4-5. Ma non fa niente, va bene. Ma deve essere. Non è incastrata, sai? Sì, su quello. Faremo una sudata, ma non ce la fare. Allora, siccome Plutone è stato declassato, perché è stato dichiarato come non pianeta, in quella zona ci sono altri 4 o 5 pianeti grandi come Plutone, capite, ve l'hanno detto. Però per l'astrologia la grandezza, il peso e le cose non contano. Contano i principi, contano gli archetipi, capite? Noi per esempio abbiamo i nodi lunari che non sono materia, non c'è materia, eppure hanno un significato grandissimo. Allora, non è il fatto che sia un pianeta, un asteroide o chissà là su e giù, no? Ma è il fatto che ha in sé una... è come se lui si facesse carico di un principio che è un principio archetipale che ognuno di noi ha dentro e quello è solo espresso là fuori. Per cui ecco, salve. Allora, Plutone, la cosa strana che ha è che ha una luna che è la metà di se stesso, per cui in realtà è un sistema doppio, cioè è come se fosse una luna che gira intorno a Plutone e si chiama Caronte, non a caso, no, lo siamo appoggiati al nome Plutone per raggiungere un Caronte, e fa sì che l'orbita sua sia estremamente ellittica. È un pianeta che non riposa esattamente sul piano ellittico di tutti gli altri pianeti. Allora un'orbita molto ellittica, cioè molto schiacciata, si allontana tantissimo dalla Terra e si avvicina anche. A tal punto che a un certo momento non è più l'ultimo pianeta, come si soleva dire, ma diventa il penultimo, perché entra all'interno dell'orbita di Nettuno. È chiaro? Nettuno ha un'orbita più circolare, Plutone ha un'orbita ellittica, per cui penetra all'interno dell'orbita di Nettuno. Questa sua maniera di fare, diciamo così, ed è molto inclinato rispetto al piano eclittico. Il piano eclittico, vi è chiaro cos'è? È il piano Sole-Terra, e sul piano Sole-Terra ci sono quasi tutti i pianeti. Lui è l'unico che fa così. Se questo è il piano dell'eclittica, dove ci sono tutti i pianeti, lui è così, si pone in questa maniera, per cui va molto, no? Facciamo una declinazione a nord, una declinazione a sud molto ampia, e c'è questa orbita ellittica. Allora vuol dire che penetra dentro l'orbita di Nettuno, e questo qui ha suggerito l'idea che lui fa da collegamento tra ciò che potremmo dire che è il sistema regolare a orbite circolari, con corpi celesti che stanno all'esterno che hanno orbite molto ellittiche. Vi è chiaro questo? Se vedete i nuovi modelli del sistema planetario, del nostro sistema, non è più quello come si dice, cioè così una cosa molto regolare, no? Cerchi che vanno così, ma qui c'è un nuvolo di movimenti che si fanno un po' su, un po' giù. E si presume che ce ne sia ancora uno là fuori che ha un'orbita così ellittica che impiega 3.000 anni a fare un giro. Plutone impiega 240 anni, che per noi è già una cifra enorme. Questo significa che Plutone in un piano di nascita
non potrà mai fare il giro di tutto il piano che abbiamo a disposizione, capite? Farà solo un pezzo. Anche questo varia da persona a persona, perché chi nasce dove Plutone è nella curva stretta oppure nella curva larga impiega diversi anni, cioè decine di anni di differenza. Allora non è che c'ha una regola precisa. Insomma, è un po' un tema un po' strano, no? Un po' più misterioso, un po' fuori dal normale. Bene, qual è la parola chiave di Plutone? Plutone, prima di tutto, io lo uso, e lo vedrete chi ha il piano in mano, io uso questo simbolo, con una barchetta e un cerchio al centro. Questo è un simbolo che si usa un po' in maniera internazionale, ce n'è sempre lo stesso, così, oppure così, piccole variazioni, oppure questo, che però non è un simbolo, capite? Perché questo è semplicemente dato dalla P e dalla S con L congiunti, cioè questo proprio non ha a che fare con un aspetto che ci suggerisce delle situazioni. Bene, è come una barchetta con un sole, è qualcosa che sta bene col concetto di colui che traghetta, visto che abbiamo anche un Caronte vicino a lui, e Plutone sappiamo che ha a che fare con gli stati inferiori, non dico inferi, ma inferiori. Un'altra cosa molto strana di Plutone, e anche questa la dice lunga sulla sua dinamica, il nome Plutone è stato dato da una ragazza 14enne, quando è stato scoperto nel 1930, all'epoca c'era ancora l'abitudine di dare un nome, insomma, che facesse ancora parte della, no, della mitologia antica. E questa ragazza ha suggerito a Londra, ha suggerito a Plutone, e Plutone è stato accettato. No? E guarda caso, ha in sé una tematica, c'ha un qualcosa che veramente rappresenta il Plutone latino. Plutone e Hades, Hades è il corrispettivo greco. Sta a indicare allora che lui governa situazioni dei piani inferiori, cioè diremo la vita oltre la morte, oppure la vita in questa vita che sta sotto la vita stessa, semplicemente i piani bassi. Per cui sta a indicare tutte quelle pulsioni, quelle dinamiche interiori che portano a una evoluzione nel corso della vita. Plutone è l'archetipo della trasformazione. Ha a che fare col cambio della forma. Ha a che fare con una forma esterna e un corrispettivo psichico interiore, che vorrebbe dire io sono adatto a una forma esterna, cioè l'interno e l'esterno si devono corrispondere come strumento al servizio della vita. Qual è allora il più grande servizio che fa Plutone? È quello di metterci in linea con la vita, cioè ci, fra virgolette, costringe a stare al passo coi tempi. Cioè il mondo esterno ci richiede semplicemente di stare al mondo in maniera vigile, attenta, cosciente. Plutone spinge la coscienza affinché nasca la trasformazione. Cosa vuol dire trasformarsi? Vuol dire farsi forma diversa perché il mondo ci chiede di essere diversi. Se non siamo adatti, questo archetipo spinge, genera un fondo di sofferenza indefinibile che ci obbliga ad andare nella forma nuova. L'immagine più bella che si può appunto associare a Plutone è la farfalla, perché una farfalla è l'essere, diciamo, che sta a rappresentare un'evoluzione finale, ma noi sappiamo che tutti gli insetti hanno uno stadio larvale, cioè la farfalla nasce da un bruco, poi avrà bisogno di un periodo di bozzolamento per cui si sottrae al mondo per rinascere con una nuova forma adatta
Cioè il bruco mangia la foglia, la farfalla si beia dei fiori. Esatto. E in mezzo c'è l'imbozzolamento, cioè una fase dove è, come dire, un ritiro, un ricongiungersi proprio con queste pulsioni profonde affinché avvenga la trasformazione. E noi questo processo lo chiamiamo trasmutazione. La forma non è solo una forma apparente. La forma, ogni forma, noi siamo, ognuno di noi ha una forma, le forme che possediamo sono sempre sottintese a un'energia che le ha formate. Cioè una forma esterna significa che all'interno c'è un'energia che la costituisce. Allora non è una forma così formale, ma è una forma informata. Capite? Se l'informazione cambia, la forma deve mutare. Questo significa... Ciao. C'è un posto qua giù. Sì, scusate. Bene. Allora, la forma assumerà sempre il corrispettivo energetico della coscienza che abbiamo sviluppato interiormente. Quando ci opponiamo, perché la mente o situazioni o attaccamenti non ce lo permettono, è chiaro che questa spinta genera, diciamo così, eventi che a loro volta ci ricostringono a riconsiderare la nostra opposizione. Cioè ci fanno coscienti dell'opposizione inconscia che tante volte noi poniamo alle cose. Cioè praticamente noi ci autosabotiamo. È come se il bruco dicesse: no, non voglio diventare farfalla. E sto bene come sono, sono un bruco. Ho le foglie, mi mangio il gelso, mangio a più non posso, no? Divento enorme, ma non voglio diventare farfalla. Ecco, questo sarebbe, come dire, fermarsi prima, cioè sarebbe non capire qual è la nostra vera evoluzione, cosa che il mondo ci chiede. In realtà noi veniamo al mondo e attraverso l'archetipo di Plutone viviamo queste trasformazioni e trasmutazioni per andare verso il compito che ci è stato veramente affidato. Allora, io faccio sempre un esempio molto banale, però per rendere chiara la cosa. Se io entro in un ristorante e ho ordinato una zuppa, io ho ordinato la zuppa mi viene servita, ma non ho un cucchiaio, e cioè una forchetta, farò una gran fatica a mangiare la zuppa. Allora dirò: scusi, mi porta un cucchiaio, perché si è sbagliato pure. In realtà io mi sono sbagliato, ho ordinato una zuppa e non hanno capito che ho bisogno di un cucchiaio. Allora, se l'evento esterno è quello che è, il concetto è questo: io devo diventare cucchiaio, da forchetta che sono diventerò cucchiaio. Se mi arriva una insalata, avrò bisogno di una forchetta e allora diventerò forchetta. Cioè io divento strumento delle cose che il mondo mi propone. Il mondo in realtà non sbaglia mai, perché il mondo l'abbiamo ordinato noi nella nostra saggezza più profonda. Capite? Ora, l'opposizione che facciamo a certe situazioni è che in realtà ce le siamo ordinate e poi dopo non ce le vogliamo mangiare. Cioè è come se il bruco si rifiuta di diventare lo strumento per cui è nato. Lui è nato per essere farfalla. È chiaro che c'è questo periodo dell'imbozzolamento che sta a indicare un periodo di sofferenza, di chiusura al mondo esterno, proprio perché organi interni, gli organi del bruco, si devono letteralmente spappolare per ricreare nuovi organi. Ecco, queste sono le fasi plutoniane o plutoniche, che per noi è difficile comprendere, cioè non abbiamo, tante volte ci manca il senso finale dello strumento che vogliamo e dobbiamo essere. E l'opposizione inconscia che facciamo a Plutone è resistere inutilmente.
resistere inutilmente. Invece qui il concetto sarebbe dire arrendersi, alzare le mani, mi arrendo all'esistenza, mi arrendo a ciò che accade e ne faccio il meglio, cioè divento ciò che sono, cresco. Non è adattarsi per svignarsela, ma è essere nel posto giusto, con lo strumento giusto, quando ce lo viene chiesto. Un'altra immagine di Plutone che uso, e questa è ancora un po' più cruda, è quella del fabbro. Cosa fa il fabbro? Prende una materia che è il ferro, lo mette al fuoco, lo mette sull'incudine e comincia a battere. E poi dopo lo raffredderà e poi ricomincerà il ciclo. E farà tutte queste operazioni fino a che lo strumento, l'oggetto, si sarà formato. Ma cosa c'è di mezzo? La battitura. Cioè, se lui non picchia col martello, l'oggetto non prende forma, cioè non si manifesta. Non vengono espulse certe scorie, cioè non c'è tutto il processo della forgiatura. Allora lui è quello che nel proverbio oppure nel detto popolare, quando diciamo ma mi sento fra l'incudine e il martello. Quando arriviamo in certe situazioni di vita che riusciamo a formulare questa frase, è perché siamo nel pieno della forgiatura. E lì non ci possiamo opporre a ciò che accade, perché è come se il ferro facesse o ponesse resistenza al fabbro. Allora lui scalderà di più e batterà di più, cioè, capite? Questo vuol dire sviluppare un atteggiamento di morbidezza verso la vita. Se infuria la tempesta, la quercia si spezza, ma la canna si piega. Allora, chi è più forte? La canna. Perché passata la tempesta, lei riprenderà una sua forma. Cioè, opporre resistenza sotto Plutone, no? In questo termine, a ciò che è ineluttabile, è in realtà è farsi del male, è sabotare la propria trasformazione. Il fine ultimo di tutto questo è la formazione di una nuova sostanza. Allora qui la parola sarà transubstanziazione, cioè dalla forma alla muta a una nuova sostanza. Cioè noi diventiamo altro, come dire, il bruco è altro rispetto alla farfalla. La sostanza era quella all'inizio, ma alla fine è un'altra cosa. Allora, altra immagine. Noi siamo letame, potremmo dire siamo delle merde, però se facciamo il processo di compostaggio diventeremo humus. Allora, non c'è humus senza letame. E non c'è letame che richiede il processo di diventare humus. Il passaggio intermedio si chiama compostaggio, che è un'arte, una scienza, no? In agricoltura bisogna saperlo fare bene questo, perché altrimenti il letame si secca, puzza troppo, l'ammoniaca se ne va, tutti i processi vitali non si manifestano bene, l'umidità non c'è, eccetera, eccetera, c'è tutto. Questo è come se fosse il bozzolo. Capite? Cioè, dal letame, il bozzolo, infatti il composto viene coperto, non deve perdere l'umidità, neanche il calore che sviluppa, affinché nasca un qualcosa che non è più il letame, perché l'humus è la terra più nobile di questa esistenza, di questa terra. Allora, anche questo è un processo di trasformazione, di trasmutazione e di transubstanziazione. Ora, quando la... anche qui è una... ci sta come immagine, quando gli alchimisti parlano della trasformazione della sostanza, dicono che ci sono tre processi che si mettono in atto. Il primo è sempre una forma di processo al nero, che si chiama nigredo, che sarebbe la forma letame, bruco. Quando noi diciamo siamo nel tunnel, mi sento in un tunnel, mi sento al buio, mi sento nell'oscurità, i piani inferi, Plutone, colui che governa le dimensioni più nascoste del nostro essere, la nigredo, e a un certo punto inizierà l'albedo,
vuol dire vedo una piccola luce in fondo al tunnel e finalmente e non ho, cioè, e ho il coraggio di andare avanti, no? Non torno indietro a metà strada, questo vuol dire, eh? Cioè devo avere fiducia che laggiù c'è un piccolo spiraglio, cioè vedo una che sarebbe l'alba, e come rispetto a quello che viviamo la notte, l'alba, e poco dopo ci sarà l'aurora, la rubedo, cioè lo stato rosso, cioè la gioia. Siamo usciti dal tunnel, cioè siamo fuori dal processo di forgiatura, di trasformazione, perché siamo farfalle, eh? Possiamo volare. Ora, in antichità la farfalla, ma anche oggi, se andate nei cimiteri antichi, vedrete sempre alcune tombe hanno il simbolo della farfalla, e la morte viene rappresentata dal volo della farfalla, proprio perché è un processo della perdita dell'involucro, che è il nostro corpo, per far nascere un essere spirituale. In fondo non abbiamo bisogno di morire per sperimentare questo, ma lo sperimentiamo sempre, tutti i santi giorni, in maniera o breve o intensa o più forte, ma in una vita sperimentiamo tanti passaggi di trasformazione e di trasmutazione verso la gioia e verso l'amore, che è il senso ultimo del tutto. Allora, questo concetto del Plutone, ancora un'altra immagine ancora, lui lavora a togliere, cioè è il lavoro che fa un artista, uno scultore, ha un blocco, potremmo dire un blocco grezzo, e lui sapientemente, con un colpo assestato, deve cominciare a togliere, e non può togliere di più, perché altrimenti il prodotto finale sarà altro. Allora, capite? Cioè, in tutta questa immagine di Plutone è come se dicesse: Plutone è saggio, sa esattamente quali sono i colpi da assestare. A noi paiono terribili, perché noi siamo come dei macigni, dei blocchi, e ci vediamo sottratti di un pezzo di noi, ma è il pezzo che deve andare via, ed è nella misura e nella quantità giusta che, vuol dire, non lo possiamo misurare, non possiamo dire no, un briciolino e va bene. No, non va bene. Se va bene un chilo di pietra, va bene un chilo, e quando sarà un quintale, sarà un quintale. Mi era venuta in mente una domanda un po' importante per me. Che succede in questo processo quando Marte è in sestile con Plutone? Quindi sei già nello specifico. Sì, oddio, No, ma va bene, va bene. Dio della guerra, vuol dire che bisogna avere la volontà di persistere. Marte è la volontà, per cui bisogna affidarsi, affidarsi accettando che avvenga il processo di forgiatura in maniera dolce e gentile. E però, cioè, questo riguarda il mio tema natale, quello che vedo è che è tutto il contrario. Quando si attiva Plutone o si attiva Marte, entrambe le forze si sommano e succede un gran casino, che io sono sempre teso a frenare per paura di un disastro. Certo, per paura di perderti. Sì. La paura che hai il bruco di diventare farfalla. Se quella è la tua modalità, perché hai anche un Marte congiunto a Plutone, non so come è messo adesso. In sestile. In sestile. Sì. No, dovrebbe accadere gentilmente. Plutone in bilancia, Marte in leone. Però, cioè, bisogna guardare delle altre cose anche. Sì, cioè un piano natale è molto complesso. Io infatti adesso oggi faccio solo Plutone. Okay. Però sappi che Marte è la volontà. Vuol dire che tu devi volere che il processo accada. La volontà è un atto legato alla propria coscienza individuale, capito? Cioè sei tu che devi volere che le cose accadano nel verso giusto. Questa è la tua impostazione che devi dare alla cosa. Cioè noi non è che siamo succubi dei principi planetari, li dobbiamo solo, come dire, portare a compimento nella migliore situazione. È chiaro che la vita non ci risparmia niente, no? Ma io dico sempre, il caso non esiste in questa situazione. Cioè non esiste che le cose accadano così. No, ogni colpo è assestato. Cioè l'artista, lui sa cosa deve fare, il fabbro sa cosa sta facendo, il bruco e la farfalla sanno che sono all'interno di un processo più grande di loro,
o a qualsiasi cosa accada è all'interno di un processo di fiducia. Bene. Adesso non so più cosa volevo dire. Sì, il processo chemico. No, me la scultura di togliere quello. Ecco, che lavoro a togliere, esatto, lavoro a togliere. Perché in realtà il capolavoro è appunto togliere fino all'ultimo grammo. Cioè, l'artista sarà soddisfatto della sua opera e gli darà addirittura, come si fa col marmo, con la carta vetro, si farà una lisciatura infinita, dove andrà via della polvere sottilissima. Ma anche questa sarà importante, anzi, importantissima anche questa, perché sarà il compimento dell'opera. Allora, Plutone potremmo dire che è proprio il principio alchemico che è in ognuno di noi ed è ciò che potremmo adesso dire, no, entrando poi nel nostro piano natale, che il tema dove lui sta alla nascita indica il luogo, il tema, dove tutto si deve trasformare, dove da lì deve nascere il capolavoro. Ora, quello sarà il tema di massima anche oscurità, anche di resistenze e di dolori, ma quello sarà il tema che genererà il capolavoro attraverso le modalità di tutta una vita. Vi ho detto prima che Plutone in realtà non fa tutto il giro, ma fa solo un pezzo del percorso e ha delle... Io adesso, questa sera, facciamo solo il rapporto Plutone di nascita con Plutone in transito, ma posso inserire tutti gli altri, sarebbe un caos infinito. Ma quindi ce la fa a compiere il suo lavoro. Obiettivi, il suo lavoro, anche se ci mette più tempo nella nostra vita? No, non è dobbiamo farlo in 7-8 vite. Vabbè, quello è, si fa tante cose, però ogni vita c'è il suo compito. Okay, parliamo del compito di questa vita, che è quella di lavorare il tema dove lui si trova alla nascita, cioè come dire che la psiche carica quel tema di emozione e di attesa di trasformazione. Però lo carica anche di resistenza, te l'ho detto. È come se ci avessimo una resistenza passiva a lasciarci modellare. Ma la forma deve nascere. Il mondo esterno ci chiede di essere adeguati al mondo. Non è mimetizzarsi, non è trasformismo. Capite? Non è adattarsi, ma è prendere attraverso... adesso lo vediamo, attraverso il tema che ci viene indicato, prendere in realtà gli spunti per la nostra prima trasformazione. Chiaramente Plutone, non so se conoscete un po' i meccanismi astrologici, ma lui è associato al segno dello Scorpione, almeno ultimamente, negli ultimi anni. In realtà lo Scorpione è associato a Marte, per esempio, perché Plutone e Marte in effetti hanno qualcosa di... le accomuna questa cosa qua, no? E Scorpione significa, con Plutone vuol dire in realtà accettare che qualcosa ci viene sottratto. E che sarebbe questa perdita delle forme non adatte, capite? Non possiamo rimanere sempre una sola statica forma, perché non saremmo adeguati al mondo che cambia in continuazione. E vuol dire anche che non saremmo strumenti adatti all'opera di Dio sulla Terra. Ora, Plutone ha in sé qualcosa di divino, perché ci prepara ad essere artefici della continuità creativa che Dio ha fatto. È il nostro Plutone che ci permette di intervenire nel mondo portando anche salvezza. Ma dobbiamo essere adeguati a ciò che ci viene chiesto dal mondo. Allora, le resistenze, è come se vi dicessi, legate il fatto che Plutone è associato allo Scorpione e all'ottavo campo, poi vedremo se qualcuno ce l'ha lì, e l'ottavo campo che corrisponde allo Scorpione, sono i temi del lasciare andare. Sono i temi del lasciare che le cose vadano via da noi, il che vuol dire che noi dobbiamo essere capaci di lasciarle andare. Vuol dire non accanirsi, non aggrapparsi alle forme vecchie.
Quindi l'immagine è legata a Plutone e all'ottava casa, è un po' il processo della contemplazione. Quando riusciamo a guardare il mondo con occhi contemplanti, cioè distaccati, diventiamo puri osservatori e l'esistenza fluisce. L'esistenza è un fiume che scorre. E il fiume che scorre è un po' un simbolo dello stato d'animo che dovremmo avere quando parliamo di Plutone. Cioè, tutto arriva e tutto se ne va. Ma non possiamo trattenere nulla. Tratteniamo solo quella forma che ci serve per quel momento specifico dell'esistenza. Ma anche questa forma la dovremmo lasciare andare. Questo è, no, fa parte un po' di tutto il concetto evolutivo dell'essere umano, ma in una vita stessa vuol dire che ogni età ha qualcosa da lasciare andare per poter essere poi pronta ad assumere nuovi compiti per le età successive. Cioè, noi nasciamo da bambini e la nostra coscienza si sviluppa fino all'essere adulto e anziano e dovremmo teoricamente andare via da questo mondo lasciando tutto ciò che abbiamo, cioè lasciare l'ultima cosa, e l'ultima cosa che dovremmo lasciare sarà la nostra forma fisica, cioè tutte le forme di una vita per arrivare all'ultima forma che è solo pronta per essere lasciata andare. Ora, Plutone è ciò che ci rende malleabili all'esistenza, malleabili, cioè plasmabili. È come se ci rendesse oro, perché l'oro è più malleabile che molti altri metalli, capite? Cioè è duttile, cioè è sottile, forte, brillante. Cioè, pensate a una farfalla, è leggera. Ah, interessante, la farfalla ha una forma di sostanza sulle ali, che è questa polvere, e noi diciamo, ma sì, è una polverina. No, questa è polvere spirituale. Questa è una polvere, quella polvere è come l'humus. L'humus è nero, quella polvere è coloratissima, no? Perché diciamo, questi disegni fantastici, ma questa sostanza è, diciamo, è la sostanza più spiritualizzata che esiste in questo pianeta. L'humus e la polvere delle ali delle farfalle. Ecco, noi dovremmo un po' essere così. Con Plutone dobbiamo un po' come diventare magici, come la polvere delle ali delle farfalle, oppure magici come l'humus, perché nell'humus tutto cresce. L'humus è va bene per ogni pianta, per ogni essere vivente vegetale. L'humus, senza humus non ci sarebbe la multiformità di questo mondo. Ecco, noi dobbiamo diventare multiformi, colorati come le farfalle, e permettere che la vita si manifesti, perché siamo humus. Vi ricordo che la parola humus è legata all'essere umano, è la stessa radice. Uomo, humus, umiltà, stessa roba. Ora, umilmente al servizio dell'esistenza. Questo è Plutone. Ecco perché lui batte così forte. Perché se batte forte vuol dire che la forma sta resistendo a un'azione che è superiore. Questo collegamento tra Plutone e Scorpione vale per tutti o principalmente? No, questo è una, sì, no, è una cosa in generale. Okay. Vuol dire che la funzione Plutone ha in sé una tematica simile dello Scorpione. Le tematiche dello Scorpione sono l'indagine interiore, la conoscenza di se stessi. Il fatto di avere proprio Plutone e Scorpione, quindi accelera, sì, è molto forte il processo, sì, sì. Però probabilmente tu hai l'età giusta per avere Plutone in Scorpione, probabilmente, no? Perché è appena stato un po' d'anni fa. Però la prossima volta sarà fra 200 anni, per cui c'è stata questa generazione che la tua, quanti anni hai, scusa? Devo fare 26. Ecco, esatto, intorno a quegli anni dove Plutone era nello Scorpione. Però non è una condizione per tutti, perché essendo lui molto lento, no? Chi è nato prima e chi è nato dopo non ce l'ha, no? Ma non è che dopo dici no, non, no, no, sono collegati sempre. Quello che abbiamo in più magari è che ogni piano natale, nascendo noi a ore diverse, abbiamo case, e vedremo poi se c'è qualcuno che ha un Plutone in ottava casa, no? Allora lì c'è un'associazione diretta fra il tema scorpionico e il tema plutoniano.
però Scorpione ce l'abbiamo tutti, Lotta ce l'abbiamo tutti, Plutone ce l'abbiamo tutti. Ognuno come è nato, insomma, come è nato. Scusi. Sì? Io non capisco la differenza, prima parlava di privazione, o comunque di prova, o comunque di trasformazione, sì, tra Plutone e Saturno. Che anche Saturno mi sembra che sia un qualcosa di simile, privativo, e di anche lui. No, lui è corretto. Ah, ok, non è trasformativo, ma è corretto. Sì, lui corregge la postura. Quindi quello che c'è già, cioè lui lavora su ciò che c'è già. Sì, lui mette in verticale. Ok, quindi lui su quello che c'è, mentre Plutone lavora su quello che è la trasformazione. Sì, che vuol dire che crea un qualcosa di completamente altro dal punto di partenza. Okay. Saturno è la formazione della saggezza, no? Attraverso le correzioni, e viene chiamato anche il grande maestro, no? È colui che insegna e che vuole. In realtà noi saremo degli allievi, tutti saremo degli apprendisti, e il principio di Saturno sta a indicare la maestria che devo raggiungere attraverso l'impegno, chiaramente. Pegno e impegno. Saturno ha questa tematica. Plutone è lasciarsi andare per diventare ciò che l'esistenza vuole di noi, per essere più adeguati a questo mondo. È un po' simile, no? Però è un po' diverso. Certo. E infatti è molto significativo che adesso si trovi in Capricorno. Plutone. Esatto, è molto significativo. Perché? Anche. Oltre per questo processo di trasformazione e di battere sulle rigidità, ma se noi pensiamo anche al Capricorno come esemplificazione, sia anche degli aspetti, diciamo, del potere come magistratura, oppure dell'Europa, sì, a livello mondiale. L'Europa come il vecchio mondo, diciamo, come sì, questo Plutone che si sta mettendo effettivamente in grave difficoltà e che ci chiede di trasformarci a livello collettivo. A livello collettivo, certo, certo. Allora, si può dire così, che il Capricorno sono le strutture di autorità. E certo. E se queste non sono adeguate all'esistenza, vuol dire che l'esistenza picchierà sulle strutture. E molto probabilmente alcune strutture rigide e anche di gestione del potere si trasformeranno radicalmente, volenti sì, o nolenti. Sì, e speriamo che si trasformi certo, bene. Solo sì, che la quadratura di Giove porta a quella frizione che poi è anticipata da Bavaud, che sono appunto le problematiche della guerra, le problematiche con poi l'opposizione di Urano dall'Ariete, sì, quindi sono veramente momenti difficili. Però quel discorso tutto dell'allontanamento, come diceva lei, ogni tempo c'ha il suo. Certo. Però il discorso del togliere e allo stesso tempo anche Saturno dell'allontanamento e della definizione, cioè, quindi è veramente un momento determinante. Bene, ma in ogni caso, uguale come è messo il mondo fuori, noi abbiamo un mondo dentro. Certo. Allora, se noi non lavoriamo sul nostro mondo, il mondo fuori fa il cavolo che vuole e si trasformerà al peggio. Allora, come possiamo contribuire al mondo esterno? Trasformando noi stessi. Non è egoismo, ma è contribuire alla. L'ho detto prima dicendo che se noi siamo adeguati al mondo potremo trasformare il mondo, perché la nostra essenza è ciò che trasforma. È chiaro che le strutture esterne, no? Coercitive, capricornine, però Capricorno vuol dire anche piccoli passi, vuol dire anche andare in terreno in salita, saggezza, perché governa Saturno, il Capricorno. Allora, Saturno sta nel segno del. Cioè, pardon, Plutone sta nel segno di Capricorno, governato da Saturno. Cioè, ci sono. Però, cioè, non è che adesso. Vuol dire che sono tematiche di estrema lentezza e di estrema. Però molto molto potenti. Stiamo gettando le basi di una. Allora, si potrebbe dire così, che siccome Plutone impiega quasi 240 anni a fare un giro, vuol dire che questo periodo è comparabile a 240 anni fa. Potremmo fare un salto all'indietro, vedere cosa è accaduto. Me lo lascio fare a voi a casa. Sono francese. Ecco, brava. No.
più o meno. Scusate, effettivamente, se non sbaglio, noi siamo sull'orlo della quarta rivoluzione industriale. Cioè, sta lì che stanno organizzando le pensioni mondiali. No, stanno organizzando un potere sovranazionale. E questo è la base. La tecnologia che ci sta, sarà una tecnologia, ma quello che mi sembra di cogliere dalla non è solo tecnologia, completamente è nuova. Potere. Sì, no, ma anche la struttura, cioè esatto, tutto dovrà adeguarsi. Fanno il ruolo. Scusate, la signora c'è la voce bassa. Allora, ci vedo a parlare. Ha parlato di trasformatore in bene, perché lo speriamo in bene, però quindi Plutone ha un meno, cioè nel senso. Non è solo il botto, come faceva l'esempio. Il botto, cioè da lupo. Può andare a male. Può andare a male, però in realtà per alcuni può essere un passaggio di attesa inutile, ma invece è un periodo anche di una trasformazione non negativa, cioè nel senso l'ingozzolamento non è inutile, no, appunto, però dico in generale. Anzi, quindi la trasformazione di Plutone ha una, lei ha detto buono o cattivo, non ho capito questo, buono o cattivo nel senso che può prendere una via rispetto a un'altra. Quando noi andiamo a disturbare un ingozzolamento, la farfalla non nasce più. Non possiamo andare ad accelerare processi di imbozzolamento, perché in realtà il bruco non sviluppa gli organi che gli serviranno poi per volare. Cioè ci sono, e questa è una metafora per dire, adesso io non parlo all'esterno nel mondo perché il mondo ha qualche bozza, cioè parlando di noi stessi è come dire che quando siamo in questa fase di estrema trasformazione, cioè come dire di raccoglimento su di sé, lì bisogna lasciarsi stare. Sono noi che bisogna lasciarsi stare, che non bisogna fare cose inutili, per esempio, anche questo vuol dire lasciare andare. Se noi oggi siamo così dentro nel vorticare dell'agire e del fare, insensato, che in realtà ci mettiamo, siamo noi che ci mettiamo i paletti fra le gambe, siamo noi che ci lanciamo i sassi. Una domanda, volevo sapere qual è la differenza tra il motto diretto di Plutone e quello retrogrado. Per esempio io ce l'ho retrogrado. Sì, però non è così grave. Sì. Ecco, perché io non lo sento. Esagerate... Io lo sento molto quando lui entra in retrogrado, cioè è retrogrado, ci sarà fino a settembre. Nel senso, io entro psicologicamente in uno status, diciamo, diverso. Va bene, però anche lì potremmo dire lascia andare. Però nel senso a me aiuta, perché io vedo che c'è una diciamo, influenza psichica. C'è più attenzione. Cioè nell'opera bisogna. Anche un concentramento dentro me stesso. Sì, cioè, bisogna senso lasciare andare più l'esterno e occuparsi più dall'interno. Mm-hmm. Però noi nasciamo più o meno che abbiamo metà retrogrado e metà diretto. Mm-hmm. Cioè noi qui se facessimo adesso guardiamo qua, vedremo che metà siamo più in italiano. Cioè, è una cosa abbastanza normale, cioè vuol dire che c'è, in senso molto alato, che c'è più una tendenza a lasciare che le cose vengano contemplate e l'altra tendenza è quello più a intervenire. Cioè, è come dire, nel moto diretto siamo più interventisti e nel moto indiretto, cioè o retrogrado, siamo più attenuisti, cioè, lì siamo più nell'accoglienza e là siamo più nell'agire. Però non bisogna agire inutilmente e non bisogna lasciarsi andare inutilmente. Cioè, Plutone è un po' un principio di estremo equilibrio, vuol dire saper travasare, qui il termine giusto sarebbe temperanza, cioè mettere le cose così in equilibrio che possiamo portare da una cosa all'altra, no? È anche un po' una forma di equilibrio, perché questi processi devono essere equilibrati, cioè la coscienza deve semplicemente sorvegliare ciò che sta accadendo, non prendendone parte né nell'eccesso fuori né nell'eccesso interno, ma deve semplicemente lasciarsi andare e fluire. Cioè se, un'altra immagine, se io casco nel fiume che è l'esistenza
e il fiume in quel momento è burrascoso perché c'è una piena, perché in quel tratto ci sono dei sassi, l'unica cosa da farsi è lasciarsi fluire, perché il fiume ci porterà alla riva. Ma se ci aggrappiamo, se ci rigidiamo, il fiume ci sbatterà contro le rocce. Allora, qual è la differenza? È semplicemente l'atteggiamento che dobbiamo assumere. Più fuori urla la bufera e più mi devo sapere prendere nella scioltezza. E anche così anche nell'interiorità, cioè devo stare anche sciolto, non devo essere ossessionato da una... Cioè, come dire, un fabbro, quando vuole modellare un oggetto, non è che picchia sempre sullo stesso punto, ma la prende da tutti i lati. Cioè, è un lavoro a tutto tondo, come nella scultura. Non si può insistere sempre solo su un punto, no? Bisogna sapersi cogliere anche da altri lati e sapere che un colpo da una parte in realtà risuona dall'altra. Ha un senso, no? Il cavo è l'incasso. Cavo e congresso si appartengono. C'è un ciclo temporale che si può considerare ma è questo. No, bisogna. Sì, sono questi famosi, diciamo quasi 100 anni. È una vita di un uomo, ovviamente. Sarebbe metà di un ciclo di Plutone, sono circa 100 anni. Dipende da dove nasciamo. Scusi, posso? Potrebbe dire qualcosa sulla degenerazione cellulare legata a Plutone e di tutti gli aspetti, gli stati di dissociazione, quindi, che favoriscono anche questo, e se effettivamente è un archetipo dell'informazione, certo. Cioè tra i trans saturnini, chi è tra tutti che porta un'informazione, diciamo a livello genetico, intendo anche. A livello fisico-genetico? Sì, no? Sì. Sì. Direi qui sarebbe più proprio morfogenetico, lo chiamerei, cioè la morfologia esterna legata a una dimensione fisica interna che è la genetica, ma per me la genetica è semplicemente attivata dall'emozione e dalla vita psichica, cioè non c'è gene che agisca al di fuori della nostra evoluzione emozionale e spirituale. Allora non è che siamo noi asservito ai geni, ma sono i geni semplicemente strumenti dell'azione energetica interiore che potremmo chiamare spirituale. Allora, se diamo colpa ai geni di tutta la nostra storia, non ne usciamo. I geni sono semplicemente tessere che si spostano a seconda di come la nostra coscienza si pone. Certo, però appunto noi viviamo di informazioni, chiedevo se Plutone è proprio uno degli archetipi dell'informazione, anche lì, essendo sì, in contatto con la parte non conscia, quindi era cervicale, lo è. Però ogni Urano è un'informazione, Nettuno è un'informazione, è una potenzialità. E così via, e poi chi verrà ancora saranno tutte informazioni. È solo un'informazione della forma, ecco. Sì, beh, in questo senso sì. Però abbiamo detto che la forma è adeguata alle situazioni della vita. Non siamo... Cioè il nostro sentirsi in forma dal punto di vista fisico, ci potremmo dire che è più un concetto psichico. Prima, se siamo in forma psichicamente, il corpo si adegua. Cioè il corpo cambierà. Perché qui abbiamo... Cioè è come dire che Plutone agisce sulle forze formative dell'essere umano, cioè è quella parte di energia che è strettamente legata al corpo fisico e si nutre del corpo astrale fisico, cioè lui sta lì in mezzo, questo è il campo formativo, le forze formatrici sono quelle che interagiscono, però da così a così, cioè se cambia forma il messaggio andrà fino nell'emozione, se cambia l'emozione andrà fino nella forma. Cioè guarire sotto dal punto di vista del plutoniano vuol dire permettere che l'emozione si stacchi da noi e si elabori. Allora è più facile, cioè più facile. Forse è un verso più appropriato modificare e lavorare sui traumi psichici, per esempio, che non spingere dall'esterno.
Però se spingiamo dall'esterno e lavoriamo anche sui traumi psichici, allora la forma si manifesta più velocemente, cioè si adegua più, è più plasmabile, c'è meno resistenza. E dall'esterno cosa intendi? Beh, l'alimentazione, per esempio, tutto ciò che chiamiamo mondo dal punto di vista, tutto ciò che ci viene addosso, no? L'inquinamento, eccetera. Tutte le cose che il mondo in cui cioè abbiamo un mondo esterno che ci attacca, ma abbiamo anche un mondo interno che può, attraverso una sua flessibilità, dar più una risposta adeguata. Essere adeguati al mondo vuol dire essere flessibili, ecco, questo è il concetto. Plutone ha un po' a che fare con questa dinamica.